Il Summer Show inizia con una cover band di Vasco Rossi, I Bambini di Vasco. Beh, incominciamo da Nico Marzocchi. Intanto, perché questo nome? Perché I Bambini di Vasco? Forse perché fin da piccoli ce l'avevate nel cuore, dentro Vasco, sto ipotizzando, eh? No, assolutamente. I Bambini di Vasco nascono in un periodo in cui il santone dei bambini di Satana, che era Dimitri, fu arrestato. E quindi io nel mio immaginario pensavo alla mia setta, e quindi ecco perché poi è venuto fuori I Bambini di Vasco. Quindi una per setta. Fortuna siete innocui. Sì, sì, per fortuna anche buoni. Nessuno lo metteva in dubbio. Beh, Vasco Rossi... La musica di Vasco Rossi è poesia. Io non sono un amante di Vasco Rossi, però devo dire che certamente da tanti suoi brani traspare un sentimento e una sensibilità fuori dal comune. Penso per esempio ad Alba Chiara, no? È poesia, è lirica allo stato puro. Ma di tutti i brani, qual è quello che più ti piace, ti fa sognare? Beh, diciamo che quasi una buona parte dei brani di Vasco, un po' quelli che sono autobiografici, infatti quando mettiamo a punto una scaletta la si fa anche per lo stato d'animo dell'artista, insomma, che in questo caso sta cantando, quindi in questo caso io. La canzone che mi rappresenta negli ultimi anni è Sally, che credo che sia un capolavoro allo stato puro, e credo che non ce ne sia per nessun altro, insomma, credo che sia veramente la canzone fatta a musica. Ecco. Tu sei la voce? Sì, sono la voce da 20 anni, perché quest'anno festeggiamo 20 anni di onorata carriera, e qui c'è il mio amico di sempre, da sempre, insomma, Luigi il sax. Presentati. Luigi Tridente, piacere. Ci hai fatto andar via la luce, era un effetto ottimo. Scherziamo. Speravo di brillare di luce propria, ma non ci sono ancora arrivato. Vabbè. Beh, insomma, un grande impatto quello con il pubblico. Sì, sicuramente tanti anni, soprattutto un impatto che dura da tanto, appunto, come diceva Nico. Noi siamo insieme da lui da 20 che canta Vasco, io da 18-19, siamo lì. Siamo lì e siamo compagni di viaggio ormai da tantissimo tempo, quindi conosco vita, morte, miracoli e anche altro, diciamo, di Nico. Il Vasco che si va evolvendo negli anni, in tutto il suo excursus, diciamo, musicale, vi sta piacendo? L'ultimo Vasco? Beh, l'ultimo Vasco, diciamo che un po' meno roccheggiante, forse. Meno roccheggiante sicuramente, perché come tutti gli artisti poi bisogna anche cedere, come dire, soprattutto in età avanzata, tra virgolette, anche all'eco, insomma, delle etichette discografiche, del successo discografico, che è prevalentemente pop rispetto al rock. Però in ogni album di Vasco ci sono sempre comunque delle chicche che rimangono poi immortali nel tempo. Non saranno più, come avveniva appunto in passato, 10 brani tutti belli, ma ce ne saranno sicuramente 2-3 in ogni disco che appunto faranno la storia di Vasco.